Cari figlioli, salve, ben ritrovati. Qualche giorno fa ho postato il video dove vi ho fatto vedere questa bestiolina qui, questo Liuda, che grazie alla sua 40% in danno colpo critico, al suo danno e alla build per maxare il danno colpo critico del nostro personaggio, abbiamo visto che alcuni boss veramente li tiravamo giù come nulla. Mi avete chiesto però come reperire questo Liuda. Io l'ho vinto con il boss che casualmente me l'ha droppato, perché droppa veramente di tutto il boss della tomba fluttuante, però c'è un modo. Nel video non sapevo bene come, sapevo che attraverso Zero ci veniva venduto a prezzo veramente buono attraverso questo sistema qui. In pratica, casualmente o dopo aver fatto determinate cose, magari non sappiamo neanche di averle fatte, ci vengono proposte delle armi, magari anche speciali, leggendarie, a prezzi, diciamo, tutto sommato contenuti. Io di leggendari ancora non ne ho mai ricevute, non ho mai preso nulla, perché tutto sommato sono messo già bene, ma senza divagare troppo. Allora, come facciamo a vincere questo? Beh, andiamo in questa zona qua, siamo sulla Sanctuary, e c'è una stanza dove c'è Zero. Adesso vediamo un pochettino dov'è. Allora, fate conto, qui c'è Moxie, al piano di sotto, noi dobbiamo salire sopra, qui c'è Marcus, e probabilmente forse salendo qua sopra c'è Zero, forse è qui, qualcosa del genere. Andiamo a vedere. Sta Sanctuary l'hanno fatta in stile labirinto. Ah, prima di tutto mi tolgo questo qui, così ci rendiamo la vita un po' più facile. Anche perché dobbiamo uccidere dei nemici, non ci interessa il loro bottino. Allora, Zero, dove che stai? Ok, dopo 10 minuti l'ho trovato. Allora, guardate, praticamente qui sotto c'è Ellie, qui sotto c'è Hell, come si chiama? Sì, mi sembra di sì. E praticamente sopra, lì, nell'angolino, gli hanno dato uno sgabuzzino, povero Zero. E come vedete qui c'è un bel tabellone con tantissimi cattivoni da fare fuori. Io credevo di aver fatto fuori molti nemici. In realtà vedo che c'è scritto morti solamente su 2, quindi ne abbiamo ancora tanti altri in giro per la mappa da individuare e uccidere. Prendiamone uno per esempio, non lo so, questo qui, posizione, questo non ci dice neanche la posizione, che sfiga. Ah, qua ce lo dice, non so perché, l'incudine, probabilmente ci siamo passati vicini, forse abbiamo già fatto quella mappa, va a sapere, mentre altri non ci dice, na, mazza. Vediamo un pochettino, vediamo questa qua, questa ci dice Skywheel 27, vediamo un pochettino sulla mappa dove ci dobbiamo dirigere. Sicuramente sarà su Prometea, esatto. E poi sulla mappa, che mannaggia, è anche bella abbastanza grande, ci dovrebbe essere un'iconcina simile a questa con due spade incrociate. Credo due spade incrociate o due fucili incrociati, che stanno a significare che c'è una sfida da fare. Ho visitato, andiamoci. Ci siamo, figlioli, ecco qua, finalmente l'abbiamo trovato, adesso la uccido, poi vi faccio vedere. Jackie la Bella! Bellissima. Ciao bella. Sono diventata una... Ok. Solo un pallido epigono. Ci si vede, cara. Ok, ci ho messo una vita a cercarlo. Non era nella zona in cui pensavo io, ma in questa stanzetta un po' imboscata. Adesso vi faccio vedere sulla mappa dove esattamente. Comunque è abbastanza facile. Lì davanti, che bel pezzo di Iridium, quasi quasi ce lo prendiamo. Allora, molto semplice, comunque bisogna scendere abbastanza, c'è parecchia strada da fare, si scende al piano sottostante, dove poi ci sono il pezzettino di Claptrap e la nota audio, come vedete, qua sotto, ecco adesso si vede, sotto, al piano di sotto, qui c'è la nostra battaglia. Come vedete ci sono le iconcine, sono due spade incrociate. Ok, come vedete adesso è morta. Bene, chi tocca? Tocca a lui. Posizione sconosciuta, questo è un problema. Vediamo questo qui, l'incudine. Allora, siamo su Eden 6, l'incudine qui. Vediamo un pochettino se mi compare già sulla mappa. Ovviamente no. Oh, ci siamo, è lui? No. Ce ne sono tanti qua, eh. Però, come vedete, c'è l'iconcina, quindi siamo nel posto giusto. Dio che botta che gli abbiamo dato.
ciao, con un colpo incredibile. No, due? Che sfiga, vabbè. Ok, anche questo è fatto. Ok, passiamo al successivo con zona nota, vediamo un pochettino. Ok, l'abbiamo trovato. Adesso lo uccido, vi faccio vedere dove ci troviamo. Oddio, chi è questo? Sto cornuto, guardalo lì. Ah, ce ne sono due, no, uno solo, ok. Hot è andato bene. Allora, vi faccio vedere dove ci troviamo. Ovviamente siamo in Devil's Razor. E praticamente noi spawniamo qui. Qui c'è la basetta con Vangs, o come, non mi ricordo come si chiama. Dobbiamo fare questo strattino qui, piccolo piccolo, di strada, e ce l'abbiamo proprio qua, a portata di mano. Ok, anche lui è andato. Vediamo adesso se ne abbiamo altri. Questo qua, questo qua l'ho già ucciso. Bene, facciamoci questo, dai. Allora, guardate, ci troviamo su Eden 6, siamo spawnati esattamente qui e noi dobbiamo fare semplicemente questo giro e buttarci qua sotto, e qui dovremo trovare il mini boss. Quindi adesso andiamo e ci buttiamo qua, tecnicamente, ok? Eccoli lì che arrivano. Ok, va che bella. Non male, guardate lì che bella cosetta che ci hanno dato. Spacca il cielo, sì, ce l'ho già questo, ce l'ho già, però lo prendo, lo vendo. Togliti. Allora, la lista si sta sfoltendo, vediamo un pochettino lui. Splinterland. Allora, credo proprio che si passi di qua. Adesso vi faccio vedere la mappa nella sua interezza. Possiamo spawnare qui, ci facciamo tutta la strada lunga, lunga, dritta, dritta, dritta. Passiamo di qua e qui ci dovrebbe essere il mini boss che ci aspetta. Eccoci, ci siamo. E lui, no, chi è? Questo piccolo Golia. Papà Golia, lì c'è Papà Golia, guardalo. Ok, l'abbiamo liquefatto. Ok, anche lui l'abbiamo fatto, l'ho trovato casualmente procedendo nella storia, anche perché quando mi diceva punto interrogativo sul tabellone, semplicemente perché ancora non avevo scoperto la mappa della storia, sto rifacendo la partita in modalità vero cacciatore, quindi non avevo ancora tutte le mappe a disposizione. Vi faccio vedere dove ci troviamo, siamo nella cattedrale dei gemelli, quindi verso la fine della mappa. Qui è l'uscita e appena prima, passando dal tunnel, qua sotto c'è la sfida. Mascellus. Ok, ci siamo fatti Mascellus ultimo. Adesso ce ne mancano ancora due. Poi vi faccio vedere anche gli altri due. Facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto. Allora, vediamo, questo qua ci dice la posizione, quindi buono. Dobbiamo andare sul pianeta Necrotafeio. Eccoli qua, credo che siano proprio questi, eh. Sì, sì, sì. Ottimo. Bene, anche questo ce lo siamo fatti. Vi faccio vedere dove ci troviamo. Abbiamo fatto un bel po' di strada. Guardate che bella cassa che c'è. È una mappetta bella lunga, eh. Allora, qui è il punto in cui si trova lo scontro. Noi spawniamo in questa zona qua. Sarà... vedrete, quando entrerete vedrete la mappa così probabilmente, quindi entrate di qua, vi dovete fare tutto questo giro, scendere di qua, girare a sinistra per poi giungere qua giù, quindi un bel pezzo di strada. Ok figlioli, ce ne manca uno solo, molto bene, Electra City. Quindi siamo su Prometa, vi ho fatto vedere in un video come si fa ad accedere a questa mappa qui. Ah, si passa da qua sotto, ok.
Ok, c'è Zero che ci fa capire che siamo nel posto giusto e guardate l'iconcina lassù. Che accoglienza! Dimmi, cosa si prova? Ok, è già andato, bene. E abbiamo finito, figlioli. Zero ti ha inviato un messaggio, vedete su un alto a sinistra, guardate, adesso schiacciamo esc, andiamo sul social, andiamo nella posta, ed eccolo qua il nostro Liuda, figlioli, ce l'abbiamo fatta, 40% danno colpo critico. Oh, questo è diverso, 862x2, questo ci va un pochettino peggio di quello che abbiamo noi perché ci consuma anche due munizioni per colpo e fa tipo 1700 però di danno, Mentre quello che mi aveva droppato il boss consuma un solo colpo e fa 1200, quindi consuma di più quello che ci hanno dato, però fa decisamente più danno. Questo c'ha un 15% di cadenza, anche questo cadenza fuoco, precisione arma, però meno 66. No. Va un po' a fortuna vedere un pochettino cosa ci viene dato. Nel frattempo, ogni volta che uccidevamo un boss richiesto da Zero, come vedete, ci dà un'arma particolare, in alcuni casi anche blu carine, viola. Ok, il nostro tabellone è bello che è completo e io non vi avevo fatto vedere lui, che vabbè, lui l'abbiamo visto in un video apposito dove abbiamo farmato delle mine, quindi vi rimando a quel video lì per vedere la posizione. E poi avevo fatto fuori lui che si trovava nella tenuta Jacobs, quindi andiamo su Eden 6, vi faccio solo vedere la posizione, tenuta Jacobs. E qua è dove spawniamo, noi spawniamo in questo punto, quindi facciamo tutto questo giro qua, qua si può anche scavalcare, si arriva qua nell'angolino e abbiamo il nostro mini boss. Io poi, cari figlioli, per vostra comodità, vi metterò nella descrizione del video i minuti del video che corrispondono ai relativi quanti sono 5-10 boss, quindi avrete un modo estremamente semplice, pratico e veloce per skippare all'interno del video e andare direttamente al mini boss che vi interessa. Spero di fare cosa gradita, mi raccomando, visto che il video è stato per me abbastanza lungo, farlo, lasciate un like, condividete e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!